Ciao, ti do il benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Volta per quanto riguarda l'indice tedesco DAX. Allora, potremmo dire benvenuto all'ennesima puntata di Crazy Market, direi, visto e considerati i movimenti un po' alla carlona, li possiamo così definire, che abbiamo visto partire pochi minuti fa. Allora, torniamo alla nostra analisi sul DAX. Sul grafico, se ben ricordi, con l'ultima analisi abbiamo dato una fase ribassista che doveva e poteva partire intorno al 23 di settembre. Il mercato in questo caso era il ciclo a 20 giorni, come puoi vedere. Ops, ho sbagliato colore. Il ciclo più piccolo evidenziato è quello da 20 giorni, quindi questi due massimi, questi due minimi, eccetera, corrispondono a un ciclo da 20 giorni. Il mercato, come vi dicevo, invece è andato a seguire quello che è la componente ciclica 40 giorni, che era prevista partire qualche giorno prima. Quindi è stata un'analisi perfetta, il mercato ha avuto la conferma di ciò che stava avvenendo con la rottura della trend line del ciclo a 20 giorni e è partito al ribasso. Adesso che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la prossima serie di minimi è prevista per quanto riguarda un ciclo a 40 giorni, lo andiamo a sistemare. Mannaggia, lo andiamo a sistemare forse. È prevista per l'11-12 di ottobre, quindi ci siamo spostati un po' più in là con il tempo, e il 20 giorni invece rimane confermato nella data del 7. Cosa significa questo? Significa che abbiamo sostanzialmente questa data temporale, ok? Quindi a partire da, anzi, mettiamolo pure nel modo corretto, quindi abbiamo questa è l'area dove ci dobbiamo aspettare, da un punto di vista tempo, non prezzo, mi raccomando, la fine. Per quanto riguarda una componente ciclica ribassista importante di un 40 giorni, è una bella ripartenza di un ciclo a 40 giorni, di un ciclo a 20 giorni, che è la nostra fase di rialzo, e anche del ciclo a 80 giorni. Quindi queste date andranno sicuramente prese in seria considerazione per un'eventuale interruzione al ribasso e una probabile, su base statistica, ripartenza. E quindi al rialzo. Io sono Paolo Pisino, quindi prima di finire l'analisi andando a vedere i livelli, sono Paolo Pisino, sono un trader dal 2007 e mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com. Innanzitutto ti invito a registrarti al mio canale YouTube e anche a prendere visione dei servizi che metto a disposizione sul mio sito, come il canale Telegram gratuito, qui invito e a iscriverti, segnale intraday sugli indici, indicatore Volta con il canale Telegram di supporto e spendo due parole veloci sul corso di analisi ciclica volumetrica. Sono gli ultimi 3 giorni di disponibilità all'acquisto del corso completo di ciclica, analisi ciclica e volumetrica. L'ho inserito questa sera all'interno del canale Telegram. Se non sei iscritto al canale Telegram, te lo spiego adesso. Come vedi, l'ho scritto, il corso ciclo e volume non sarà più disponibile. Per quale motivo? Cioè, sarà disponibile alla visione per chi lo acquista, per chi l'ha acquistato anche nei mesi, negli anni scorsi, ma non sarà più disponibile all'acquisto. Perché? Come ho riportato qua? Perché ho avuto comunque la capacità di creare un modello ciclico previsionale e un indicatore, che tra l'altro è in sviluppo continuo, unici al mondo. E quindi non ha senso che io vada a distribuire, in questo caso mi riferisco al corso di analisi volumetrica, un qualcosa che si trova ormai ovunque, come sono i volumi. È pieno ormai di traders che millantano di saper utilizzare i volumi in maniera diversa dagli altri. In realtà il volume accomuna tutti quanti, non ha nessuna capacità previsionale, zero, ma proprio zero, zero, zero. Sono importanti? Sì. Sono fondamentali? No. Sono però importanti perché consentono di vedere un pochettino più con precisione che cosa sta accadendo in quel momento sui mercati, ma senza l'analisi ciclica di fondo sono, non dico inutili, ma sono superflui. Allora, ho deciso di togliere i volumi e lasciare soltanto il corso di analisi ciclica super completo, il più completo corso che esista, e sostanzialmente verranno a mancare delle informazioni. Quindi ho deciso anche di fare la promozione fino al 30 di settembre. Chiaramente il 1° ottobre non sarà più disponibile sul sito. Avrai uno sconto del 35% nell'acquisto del pacchetto completo, e il pacchetto completo ad oggi consiste in 58 ore di formazione complessive, un anno intero di licenza dell'indicatore, 2 ore di coaching individuali direttamente con me, un anno intero chiaramente di canale Telegram nell'indicatore Volte e 12 mesi di segnali intraday al prezzo di
999 euro, quindi con uno sconto del 35%, quindi anziché 1345. Dal 1° di ottobre cambia tutto. Se saranno 48 ore di formazione, in realtà sono 50 perché ho aggiunto delle altre ore per quanto riguarda l'analisi ciclica. Non sarà più disponibile l'analisi volumetrica. L'indicatore volte sarà sempre di un anno. Non ci saranno più le coaching incluse, saranno a pagamento, come è giusto che sia. E i mesi di segnale intraday non saranno più 12, ma saranno 3. Se tieni presente che la media annuale è di 3.000 punti di profitto con il segnale, capisci che approfittare di 12 mesi di segnale, corso dei volumi, 2 ore di coaching con me è ancora molto conveniente fino al 30. Dal 1° di ottobre 1.499 sarà il prezzo del corso di analisi ciclica. Non ci sarà mai, mai più un centesimo di sconto, neanche durante il Black Friday, nel modo più assoluto. E ovviamente, come è normale che sia, con gli anni andrà ad aumentare. Questa è la mia idea. Quindi se stavi valutando di acquistare un programma formativo unico nel suo genere, con un indicatore incluso unico nel suo genere, beh, questo è il momento giusto. Dal 1° ottobre poi non è, qualsiasi email dovesse arrivarmi dove mi verrà chiesto se potrò ancora fare lo sconto, no, quello è e quello sarà. Quindi ho speso un attimo qualche minuto a spiegare, ho perso il mouse, a spiegare ciò che accadrà fra qualche giorno. Andiamo a vedere adesso la nostra analisi. Quindi sappiamo che abbiamo una componente ribassista di un ciclo 80 giorni, un ciclo 40 giorni e anche di un ciclo a 20 giorni che appunto vedrà il minimi tra un 7 e un 13 di ottobre. Andiamo a vedere adesso su TradingView. Quindi andiamo a vedere, mannaggia quel cavolo di Nasdaq che mi ha dato anche di nuovo un segnale. È tutto il giorno che perdo segnali, non ho preso neanche uno a pagare oro. Vabbè dai, non è giornata. Non ho perso niente, non ho fatto operazioni. Qui avevamo un long favoloso, vabbè, così come anche gli short. Quindi il nostro bel DAX cosa ci sta dicendo? Questi erano i livelli che avevo segnato, ok? Quindi l'area questa, quindi il livello di 15.3 e 14, l'altro livello quello di 15.437 e per come si sta comportando è andato a battere direttamente su 15.314, grosso modo, è arrivato lì vicino. In realtà un target poteva essere un pelo più giù. Però a questo punto bisogna rimanere un attimo, come si dice, cauti. Perché? Perché da un punto di vista dei livelli, lo vediamo, siamo molto vicino a quest'area di supporto. Il mercato in realtà è andato leggermente a rompere, è andato a fermarsi qui, quindi possiamo andare anche ad abbassare un pelo il blocco di supporto, secondo me è importante. Per me rimane comunque attiva l'area più importante per quanto riguarda un target 14.985. 15.160. È ovvio che dopo questa discesa ci potremmo anche aspettare, sarebbe anche auspicabile un ritracciamento da parte del mercato. Vado a levare un attimo questo, quindi vado a levare questi due livelli che ormai il mercato si è già andato a mangiare sostanzialmente. Quindi è auspicabile che ci sia un ritracciamento per poi una continuazione. Ciclicamente parlando, siamo ancora ribassisti, ma nella slide ora andrò a scrivere, attendiamo un eventuale ritracciamento per poi cercare nuovamente un ingresso al ribasso. Con questo è tutto, mi raccomando, ti aspetto con il programma formativo e tra poco registrerò l'analisi sul MIB. Ciao, a più tardi.